C'è voluta questa rete dal dischetto di Lamantia per piegare la strenua resistenza del Martina Franca allo stadio San Vito Gigi Marulla di Cosenza. Davanti a 3.000 fans, i lupi rosso-blu confermano le buone cose fatte già vedere in Coppa Italia. Bene i nuovi Perina Lamantia, mentre non ancora al meglio Arrighini e Guerreira. Complessivamente buoni ed oculati comunque i movimenti di mercato della società rosso-blu, che ha rafforzato adeguatamente un gruppo ben plasmato da mister Giorgio Roselli lo scorso anno e che quest'anno dirà sicuramente la sua, facendo soffrire molte avversarie. Dall'altra parte, il Martina Franca, strappato a Pasquale Salerno ed affidato da pochi giorni a Giuseppe Incocciati, non ha per nulla demeritato, confermandosi avversario tradizionalmente duro per tutti. I pugliesi si sono difesi con ordine, hanno chiuso gli spazi, si sono resi pericolosi con i piazzati di Bogliasino, le sgroppate di tre buone frecce come Schetter, Baclé e Cristea. Gli attacchi dei rossoblù non sono stati efficaci ed il muro ospite ha retto fino al 42esimo della ripresa, quando Curcio ha steso in area Corsi, calcio di rigore per l'arbitro Catona di Reggio Calabria. Tiro perfetto dal dischetto di Lamantia che con freddezza ha spiazzato Viotti, rete del vantaggio e della vittoria rossoblù con l'attaccante che gioisce e festeggia sotto la tribuna centrale occupata dagli ultras. Il commento dei due tecnici, Roselli delle Cosenze ed Incocciati del Martina Franca, poi la gioia del match winner Lamantia. Diciamo che abbiamo rischiato qualcosa, ma è andata bene perché non è che interessi molto il fatto che abbia fatto gol o il fatto che abbia fatto più o meno una partita brillante. In questo momento per lui che ha giocato, come sapete, due partite all'inizio di Coppa, senza allenamento e poi è rimasto ancora fermo. Dunque, diciamo che in un mese si è allenato mai, ha solo giocato, ci ha dato una mano, ha fatto due gol, no? Quelle due partite. Ed è normale che questa partita, secondo me, gli è veramente servita per. Ci è andata bene, dai, perché abbiamo ottenuto tutto, e abbiamo messo dei minuti nelle gambe e in più siamo riusciti anche a sbloccarla. Sì, abbiamo lavorato, ecco, su un po' un'organizzazione di gioco che secondo me, insomma, vale la pena impostare il lavoro, anche se io, come ha ricordato lei, sono 5 giorni che sono in questa realtà. Con grande piacere, ho fatto i complimenti alla mia squadra perché, come io penso anche voi abbiate visto, è una squadra disciplinata tatticamente, fisicamente forse ancora manca un po' di condizione, questo senza ombra di dubbio. Siamo alla prima di campionato e nelle valutazioni che ho fatto, una squadra ben messa in campo e che ha lasciato pochissimo, quasi nulla agli avversari sicuramente più titolati di noi, mi fa ben sperare, sono ottimista. E quindi proseguiamo su una strada ben tracciata e con l'impegno di tutti credo che questa squadra alla fine si toglierà molte soddisfazioni. Sì, è stata una partita difficile. Loro molto, molto bravi a difendersi, noi in difficoltà a trovare spazi. Poi sotto queste temperature non è mai facile. Però per fortuna abbiamo retto fino alla fine e siamo riusciti a trovare questo rigore e questo gol che ci ha regalato questi 3 punti.